Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte e si pose a sedere, e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ecco, questa delle beatitudini è una delle pagine sicuramente più belle del Vangelo, ma anche tra le più difficili da capire e soprattutto da vivere. Ecco, io vorrei cominciare da un'indicazione geografica. Ecco, tutti voi ricordate quando Mosè sale sul monte e riceve le tavole della legge. Vi ricordate com'era l'atmosfera su quel monte? C'erano tuoni, fulmini, fuoco, terremoto, un'atmosfera spaventosa, al punto che il popolo dice a Mosè: vai tu, noi stiamo qua, ti aspettiamo. Vedete che anche Gesù sale sul monte, ma il clima è molto diverso. Ecco, lui è davanti al lago di Tiberiade, in un paesaggio ameno, ed è in dialogo con la folla che sta lì davanti a lui. Che significa questa differenza, secondo voi? E per me è molto semplice. Che cosa vuol dire? Che Gesù rivela il vero volto di Dio. Dio non ci vuole spaventare, non ci vuole terrorizzare. Voi siete spaventati da Dio? Dio non ci vuole mettere paura. Dio è mite. Quando Gesù vuole dire di prendere esempio da Lui, e solo una volta questo lo dice esplicitamente, dice imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Quindi vuol dire che Dio è mite e umile di cuore. È una bella notizia questa. Vuol dire che Dio non è il Dio della paura. Vuol dire che Dio è il Dio della gioia, e infatti il Vangelo comincia e finisce nella gioia, comincia con la gioia della nascita. Vi annuncio una grande gioia, è nato per voi un Salvatore. E finisce con una grande gioia,
la gioia della risurrezione. Tutti corrono per la gioia. Questa è una prima indicazione che mi sembra importante. E mi sembra importante anche per le assemblee cristiane. Noi siamo un'assemblea della gioia. Fatemi vedere un po' quanto siete gioiosi. Ecco questo. La seconda cosa è questa. Beati. Beati. La beatitudine, la felicità. Gesù ci sta insegnando dove si trova la felicità. È importante questo. Ci serve. Vogliamo essere felici noi. O ci siamo rassegnati a essere tristi? Per carità, per carità. E dov'è la felicità? La felicità è in un passaggio dalla legge scritta sulle tavole di pietra all'identità profonda dell'uomo. E Gesù ci rivela questa identità profonda. Ricordate che cosa dice Giovanni Paolo II in quella bellissima enciclica Cristo Redentore dell'uomo? Dice che è Cristo che rivela l'uomo all'uomo. Quindi Gesù non rivela solo il volto di Dio, ma rivela anche il volto dell'uomo. E come? L'uomo è un essere in dialogo con questo Dio mite e umile di cuore. Vedete? E allora la conseguenza è molto semplice. La felicità è solo nella relazione. Guardate la società come ci vuole imbrogliare. Noi tutti siamo in questo inganno. La società ci vuole dire che noi siamo felici se abbiamo più cose, se abbiamo più potere, se abbiamo più ricchezza. È vero o no? Eh sì, se c'hai l'ultimo telefono, l'ultimo modello di telefonino, sei più felice. Ma dove? Ma dove? La felicità è solo nel rapporto con l'altro, nella relazione con Dio. La felicità è solo comunitaria. Noi dovremmo essere felici di stare qui insieme adesso. Siamo felici di questo. Terza cosa. Avete fatto caso che ci sono due tempi in questo testo. C'è un presente e un futuro. Ci avete fatto caso? Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Però dice beati i poveri, perché di essi è il regno di Dio adesso. Ma allora qual è il tempo giusto? Il presente o il futuro? Secondo voi? È una bella domanda questa. Il regno di Dio è già qui, perché Gesù è nato, Gesù ha vissuto, Gesù ha predicato, Gesù è morto, Gesù è risorto, il regno di Dio è qui. E Gesù lo dice, il regno di Dio è in mezzo a voi. Ma questo regno deve essere ancora realizzato pienamente in noi. Noi siamo immagine di Dio. Sapete, la Genesi dice questo. Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Siamo immagine di Dio, ma dobbiamo diventare somiglianti a Dio. Dobbiamo somigliare sempre di più a Lui. Per questo c'è un futuro. Sapete, il futuro c'è anche, vi ricordate, nelle domeniche precedenti, amerai il Signore Dio tuo. Devi imparare, imparare. A questo serve il futuro. Quarta cosa, vedete, ma come mai nel Vangelo ci sono sempre i poveri in primo piano? Secondo voi, anche qui, sono i primi della lista, beati i poveri, perché? E la risposta è molto semplice, perché i poveri sono meno attaccati alle cose, perché i poveri sono più propensi a dare il primato al regno. È logico, è chiaro, un ricco è più attaccato alle sue cose, fa più difficoltà, fa più fatica. Però vedete, in questa esaltazione dei poveri c'è anche una critica del potere e della ricchezza. Questo si capisce meglio in Luca, perché in Luca c'è beati voi poveri e poi guai a voi ricchi. C'è una critica, perché? Perché i ricchi spesso impediscono la felicità dei poveri, perché si prendono tutto loro. Sentite, ma lo sapete che il 90% delle risorse mondiali è nelle mani del 10% della popolazione? Ma vi sembra giusto? Vi sembra giusto? Guai a voi, ricchi. È una parola forte, questa di Gesù, eh?
E allora concludo dicendo che c'è una differenza importante tra le beatitudini di Luca e le beatitudini di Matteo. Perché Luca dice beati voi, poveri. Matteo non dice così. Ci avete fatto caso? Come dice Matteo? Beati i poveri in spirito. Perché? Luca si rivolgeva a un uditorio di gente povera. Matteo no, aveva davanti a sé delle persone più benestanti. E allora non poteva dire beati voi poveri. Dice beati coloro che si fanno poveri. Beati coloro che decidono di condividere con gli altri. Vedete, io penso una cosa, che questa pagina è una pagina che non ci invita solo a una devozione, come tante volte pensiamo noi, no? Veniamo a messa, ci sentiamo un po' più buoni, poi usciamo e ce la prendiamo con chi ci lava i vetri, con chi ci chiede l'elemosina, normale, tutto normale. Ma per Gesù non è tanto normale. Questa pagina vuole cambiarci. Questa pagina ci dice che noi dobbiamo modificare la società, cambiare la società. Come? Cercando il regno di Dio e la sua giustizia. Questo ci sfugge a volte. Noi pensiamo alla bontà e non pensiamo alla giustizia. I poveri hanno diritto alla dignità e alla felicità. Vedete, c'è un vescovo che io amo molto che si chiama Don Tonino Bello. Chi lo conosce? Don Tonino Bello ha detto una cosa bella, come il suo nome. Ha detto, quel beati corrisponde a una cosa precisa, al giudizio universale, in Matteo. Vi ricordate il giudizio universale? Questo re pastore che dice, venite, benedetti, benedetti dal Padre mio, benedetti, beati, benedetti. Don Tonino Bello dice che queste due cose stanno insieme. Perché, benedetti? Perché avevo fame. E mi avete dato da mangiare. Avevo sete. E mi avete dato da bere. Vedete perché sono benedetti? Come i poveri che si fanno poveri perché condividono, sono beati, sono felici. Così alla fine saranno benedetti dal Padre. Semplicemente perché hanno dato da mangiare, semplicemente perché hanno dato da bere, semplicemente perché si sono accorti che la felicità non è accumulare cose, ma condividere la vita. E allora vogliamo chiedere ai santi, perché oggi festeggiamo i santi, di insegnarci a capire questo. Perché se capiamo questo, la felicità è a 2 centimetri da noi. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica,
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.